Mi presento, sono Moris D'Amento e faccio parte di Insieme per Asolo da circa 7 anni. Da 5 anni sono consigliere, faccio parte anche della Commissione Lavori Pubblici. Solo due parole sullo spirito di Insieme per Asolo, che è un insieme di persone dove non esistono partiti, dove quando si iniziano le riunioni per fare il bene del paese si parla solo di questo, senza parlare di politica partitica e di cose di questo genere. 7 anni fa sono entrato a una riunione di Insieme per Asolo in cui non mi è stato detto di che parte politica sei, se sei di destra o di sinistra, ma solo mi è stato chiesto che idee porto per far del bene nel mio comune. E da questo inizio, da questa prima riunione, il mio spirito con Insieme per Asolo è sempre stato positivo. Sono contento di far parte dell'amministrazione e spero che anche voi ci diate ancora fiducia, come ha detto Mario prima. Vi ringrazio. Salve a tutti, buonasera. A differenza dei miei colleghi, io sono un novello, all'età di 50 anni, sono un novello. Bene, qualche tempo fa ho deciso di tentare questa strada, la strada della politica, del fare qualcosa per il paese. E quando ho preso questa decisione mi sono guardato un po' in giro e ho valutato le liste, quelle che si presentavano. Sì, non mi sono presentato, sì, hai ragione. Boneto Adriano, sono imprenditore cazzaturiero. Sì, dicevo, una volta presa la decisione mi sono guardato qui in giro, ho guardato quali erano le liste che si presentavano per queste comunali e a differenza di come succede di solito, i capi lista sono coloro che vanno poi a scegliere, a chiedere alle persone per il paese di partecipare, di collaborare, di candidarsi in queste liste, io ho fatto una cosa un po' anomala. Sono stato io a scegliere la lista. Dopo queste valutazioni che ho fatto sono arrivato alla conclusione che la lista di Insieme per Asolo è la lista giusta che confà maggiormente con le mie idee. La lista di Insieme per Asolo io l'ho riconosciuta come una lista del fare, una lista che vuole fare, non solo dire, portare avanti le proprie idee e fare veramente qualcosa di buono, qualcosa che serve per la comunità. E francamente le dimostrazioni ci sono, non sto qua a fare l'elenco un'altra volta perché l'ha appena fatto Mario, ma ecco, questo è stato per me un forte stimolo per abbracciare questa lista e quando mi sono avvicinato al sindaco ho fatto la mia proposta di candidarmi, lui insieme ad altri stretti collaboratori l'hanno gradevolmente accolta. Quindi eccomi qui, grazie a voi di essere qui numerosi questa sera e forza, Insieme per Asolo.